Questo diciamo, è un'opportunità chiaramente per il nostro comitato, perché siamo associazione che gestisce un progetto Erasmus, un progetto Erasmus Plus, finanziato dall'Agenzia Giovani, finanziato insomma, dal programma Erasmus Plus dell'Unione Europea. Il progetto si chiama Active Memories e è un progetto che noi realizzeremo a partire da adesso fino a febbraio del 2024 in collaborazione con partner europei e in particolare con un altro partner italiano, Storie di Mondi Possibili, un partner tedesco, Social Label, un partner bulgaro, European Information Center, e un partner portoghese, ARCSS. Il progetto è un progetto che ha come tema la memoria, però la memoria non intesa come qualcosa di passivo, ma una memoria attiva, appunto, active memories, e ci sarà, diciamo, in questi 2 giorni noi abbiamo lavorato semplicemente, e anzi abbiamo lavorato prevalentemente per l'organizzazione delle attività, quindi è stato un po' un lavoro diciamo, di tipo organizzativo, ma un lavoro un po' dello staff, soprattutto dello staff da un punto di vista scientifico. Quindi sarà un progetto che si svilupperà su più piani. E sarà un progetto che coinvolgerà soprattutto giovani in tutta Europa sul tema della memoria e coinvolgerà prevalentemente giovani che avranno la possibilità da una parte di raccontare, di raccontarsi attraverso tecniche di storytelling. Raccontare e raccontarsi e quindi anche di imparare a raccontarsi, soprattutto dopo questo periodo difficile, quindi un periodo difficile che però, come accade, no? Spesso, non è soltanto difficile, ma è anche un periodo che ci dà nuove possibilità e nuove opportunità per raccontarci in un modo diverso.